Naomi Casalmaggiore, vincitrice della Supercoppa 2015. Ti hanno premiato a inizio serata con questo premio come MVP nella scorsa stagione. Ricominci in bellezza con una medaglia d'oro al collo. Che effetto ti fa? Sì, è stato bellissimo stasera vincere in casa, per quanto la Supercoppa sia un trofeo un po' particolare di inizio anno in cui le squadre ancora praticamente non si conoscono. Io sono arrivata 2 giorni fa, quindi era un po' difficile, però trovo che la squadra sia stata veramente fenomenale. Le mie compagne le ringrazio perché oggi hanno sopperito anche a qualche mia mancanza ed è stato bellissimo, bellissimo, sì. Ti ritroviamo in maglia rosa e ti ritroviamo con la fascia di capitano in maglia rosa. Durante l'estate ovviamente su questo c'erano state moltissime voci, perché gli arrivi e comunque la squadra rinnovata poteva far pensare molte cose, e invece sei ancora tu la trascinatrice e lo spirito di squadra si è visto questa sera in campo. Io lo spero, ringrazio la società e Massimo Barbolini, perché è stata una loro decisione quella di mantenere me come capitano. Io ne sono onorata e ne sono felicissima. Quest'anno la squadra è molto diversa da quella dell'anno scorso, è piena di giocatrici blasonate, fortissime, quindi è un po' diverso l'equilibrio, però io miro a fare quello che ho fatto l'anno scorso, prima con la grinta e con l'atteggiamento e poi con tutto il resto, quindi spero di riuscirci anche quest'anno, però oggi è stato un ottimo inizio da quel punto di vista. Che cosa è cambiato di più, almeno a giudicare da questo inizio, e che cosa invece assomiglia di più alla Pomì campione d'Italia? Direi che somiglia alla voglia di non mollare mai, nel senso che ogni set, anche se siamo tanti punti sotto, riusciamo a spuntarla, e questo devo dire che è la continuazione un po' di quello che era nato l'anno scorso. Alcuni equilibri con gli attaccanti sicuramente cambieranno, ma questo non lo so neanche io perché sono arrivata l'altro giorno, quindi lo scopriremo strada facendo. Intanto chi ben comincia è a metà dell'opera. Sicuramente è un ottimo inizio, però da domani si ricomincia e c'è da pensare al campionato che sarà lunghissimo, la Champions, la Coppa Italia, cioè si ricomincia da zero. Complimenti e bocca al lupo. Grazie Crepi. Allora,